Benvenuti in un nuovo video. Mamma mia, raga, io oggi sono davvero troppo emozionata. Oggi andremo a scartare una super box natalizia di cibo zanno. Però te la lascio a te. Prima di iniziare a scartare la box, che io non vedo l'ora, volevo spendere veramente 5 minuti, spero 5 di essere minuti. Un po' breve, però ci tenevo a dirvi questa cosa. È iniziata questa bellissima collaborazione con Cibo Zanno. Vi ho fatto vedere quando sono arrivati i pacchi, vi lascio il blog direttamente giù nell'info box, perché anche là vi ho parlato di qualcosina, però vi lascio tutto, proprio così vi faccio vedere come sono arrivati i prodotti. Io ho ordinato veramente da non perché ci collaboro, perché assolutamente mi conoscete. Ho acquistato veramente da tanti siti, tipo la box di Halloween. Vi faccio un po' questo paragone. Tu sei rimasta soddisfatta di quella box? No. Io quando è arrivata questa box, io mi sono emozionata tantissimo, ho detto no, non ci posso credere. Cioè praticamente voi sul sito la vedete così, e così è arrivata. Io raga non me l'aspettavo, perché poi ho ordinato anche altre cose, avete visto che sono arrivati in due colli separati. Cioè io scioccata, molto curato, infatti sì, cioè poi già il pack, volevo dirvi che comunque non è una solita azienda che vende i classici snack americani, no, oltre a quelli vende proprio cibi di tutte le nazioni. Infatti io penso che questa è una box di 30 euro, è l'unica natalizia sul sito. Era di 30 euro? Di 30 prodotti e costa all'incirca sui 60 euro, è vero, costa un po'. Però raga, dovete considerare che ci sarà all'interno e andremo a vedere, perché io non so neanche cosa c'era. 30 prodotti, penso di tutte le nazioni. Sì. E io già qua non vedo l'ora. Vedo che non sia il tema natalizio. Io penso di sì, però veramente non lo sappiamo. E volevo dirvi un'altra cosa, vi ho fatto un po' la presentazione, poi raga per qualsiasi cosa, se mi è sfuggito qualcosa, andate su Instagram Stories, mi trovate come GiulianaFit, seguitemi perché lì forse vi farò anche qualche sondaggino, quindi mi raccomando restate sempre sintonizzate anche là. Vi ho fatto già le storie in evidenza, quindi per chi le vuole andare a vedere ci sono. Però vi volevo dire che io, oltre comunque c'è anche un mio codice sconto che trovate tutto giù nell'info box, che io vi dà comunque un 10% di sconto. E se volete supportarmi vi chiedo di fare gli ordini direttamente dal link. Quindi pure se vi interessa il sito cliccate sul link, se volete acquistare cliccate sul link, così mi supportate nel vostro piccolo anche voi a me. E niente, quindi che volevo dire? Ci sono tanti anche volevo dire questa cosa molto importante. Io sto casata perché raga non vedo l'ora della fine, quindi mi sto dimenticando i passaggi. Praticamente il sito vi offre anche una grande agevolazione, perché pensate che io per ogni 25 euro che voi spendete, perché le spedizioni gratis arrivano a 60 euro, dopo i 60 euro ci sono le spedizioni gratis, ma per ogni 25 euro spesi vi danno 100 punti, che questi 100 punti hanno un valore di 1 euro. Quindi raga, il cosiddetto utilizzabile, esatto, nel prossimo ordine voi avete in più il mio codice sconto e in più i punti accumulati che si sono trasformati comunque in soldini e risparmiate tanto. Però è stato veloce anche come spedizione. Cioè raga, è arrivato subito, io ho ordinato venerdì pomeriggio, abbiamo ordinato, il lunedì mattina era arrivato già. Apriamo? Prego. Ah, un'altra cosa raga che ci tenevo a dire, questa la devo dire. Proprio perché vi ho fatto anche il video che dopo ve lo lascio, pensate di ricevere un pacco del genere e trovarlo tipo la mattina di Natale. Cioè raga, vi svegliate, andate sotto l'albero di Natale e trovate questo pacco. Io l'ho tenuto per 2 giorni sotto l'albero. Bellissimo. E ogni volta che editavo raga era un'emozione solo guardarlo. E infatti ho detto no, devo fare un video che adesso vi lascio. Mi dispiace anche aprirlo però. Infatti sì, mi dispiace tanto. Ok. Vi lascio un attimo al video. Qual è che raga? Apriamo, vai, a te l'onore di togliere. Cioè, raga, ma di che stiamo parlando? Aspetta. Però forse mi devi aiutare qua, perché tu non vai più all'inizio. Ok. Mamma mia, aspetta, lo facciamo un muro. Ok. Mi dispiace romperlo. Aspetta, qui si apre qua. Però
anche nelle qualche cosa che stiamo aspettando, perché cioè raga comunque sembra piccola, no, ma pesa tantissimo. Cioè raga, ma la scatola con lo skin box è una delizia. Ok. Oh. Ah, ok. Ci sono le ragazze dentro. Sì, come si chiamano? Non lo so. Non so per nome specifico. Oh. Era okay. Pesante, vero? Cioè, raga, pesa tantissimo. E qua vedo un bigliettino. Andiamo avanti. Vabbè, la prima cosa. Sì, è la prima cosa del bigliettino. Ci sta tipo sconto. Quindi vabbè. Ok, vai. Inizio da questa. Cheetos. Comunque raga è strapiena. Vabbè, non so tipo Twisted. Secondo me come quelle là sono un altro gusto. Sì. Sono i Cheetos. Ah, vi volevo dire un'altra cosa. Ovviamente voi vedete che adesso noi adesso scartiamo tutto, perché ragazzi ci mettiamo pure ad assaggiare, ce ne andiamo domani. Però sarà tranquilli bellissimo, che ci saranno tantissimi video, recensioni barra assaggio che vi piacciono tanto. Quindi mantieni tu. Vai. Vi faccio vedere Cheetos Twisted. Bella. Quindi veramente non so se ci saranno varie cose, io penso di sì, che sarà un po' una boxing, una box mista. Ok. Io comunque strasolta. Sono belle, belle, cioè, posizionate. Proprio. Ma perché allora, questa cosa? Sì. Queste pure abbiamo provato, sarebbero quelle lì, quelle yes, miele. Erano quelle al miele? Sì. Vabbè raga, noi tutti i link che diciamo, vi lasciamo tutti i video giù. Poi usciranno tutti i video perché. Hers jalapeño. No, gli jalapeño, sì. Eccolo qua. No, vabbè. No, c'è quel salato. Ah, ci sono quei loghetti. USA, made in USA. Quello dell'altro. Vabbè. Andiamo avanti. Helma. Sì, comunque sono di tutte le nazioni. Questi qual è? Non so. Mamma mia. Peanut puffs, quindi sarebbero sempre patatine. Sì, però secondo me sono proprio piccoline. Helma. Raga, non lo so. Comunque, eccole qua. Il bello pure secondo me, anche se loro hanno provato qualche snack. Esatto, fateci sapere. Secondo me il bello di questo sito è anche fare un ordine con tanti prodotti diversi che vi dà la possibilità di provare tante cose. Tipo ad esempio questa box, di sicuro ci darà la possibilità di provare tanti snack che non abbiamo mai provato. Che poi hanno diviso bene, cioè tipo poi ci sono tutti questi. Vai a vedere così. Sì, sì. Sì, ok. Ma no, te ok. Questa qua. Oh, si chiama come me. Julian. So. Boh. Hazelnut. Belgian chocolate. Raga. Belgio, tipo belga. Cioccolata belga. Penso di sì. Bella, raga. Tranquilli che ci organizzeremo bene quando faremo il video assaggio, almeno con un pochino con le pronunce. Sì, sì, infatti. Mamma mia, che bello! Saremo un po' più fregati. Che bello il packaging, però. Ok, andiamo avanti. Andiamo avanti. Io? Sì. Questa non l'ho mai vista. Neanche io. Si è attaccato tutto. Vai, fai vedere. Raga, neanche io l'ho mai vista. Milka. Penso sia latte. Latte e cioccolato. Cioè, cioccolato normale e cioccolato bianco. Eccola qua, mai vista pure questa qua, Mai. Sono curiosa, però. Sarà qualche edizione, forse tedesca? Sicuramente. Sicuramente tedesca, sì. Ok. Adoro. Cioè, ma poi la cosa bella è che è stata suddivisa proprio per un criterio. Cioè, c'è un criterio. Sì, sì. E infatti, togliamo un po'. No, vai. Andiamo con questa. Cioè, raga, è stracolma di prodotti. Le nostre. Cioè, raga, peggio di un calendario dell'avvento. Cioè, secondo, per me già l'ha superato. Doritos cheese. Queste le abbiamo provate, mi sembra di sì. No. Queste sì. Sì, mi sembra di sì. Eccole qua. Doritos. Comunque la confezione è diversa. Oh no, mi sto flashando un attimo. No, un po' più matto come fuori. Sì. Eccoli qua. Ok. Vediamo questi pure. Si sa che c'è dentro. Tipo uvetta, frutta secca, non so. Picnic Bites.
il marchio Kemuri? Cadbury. Cadbury. Comunque qui qua, ma secondo me siamo confezionati, no? Cioè tipo non è, pensavo io con le bustine, invece no, però mi ispira tanto. Sì. Sembra un po' il nostro sneakers. Ovviamente senza lui. Comunque le confezioni sono troppo belle. Ok, tocca a me, tocca a me. Questi dovrebbero essere giapponesi? Sì. Giapponesi? Non so proprio. Raga, comunque sono degli Oreo. Raga, non ci capisci come vaniglia. Vaniglia. A vaniglia. E caffè. Mi sembra caffè, no? Vaniglia e tè, forse. Vaniglia e tè, sì. Scusatemi, ragazzi. No, quanto sono belli. Sì, sono curiosa. Cioè, raga, sono piccolissimi. Troppo, troppo curiosa. Poi. Dopo li assaggiamo in un altro video. Oh, ma stai scherzando? Non so che cosa sono. Non l'abbiamo mai visti qua. Miss White della Oreo. Però sono confezionati. Sì, sì, l'ho scritto infatti. Ah, ok, sì, sì. Milka bianco. Oreo White. Ah, il cioccolato. Cioè sono tipo fuori cioccolato bianco all'interno Oreo. No, vabbè. Sempre Milka. Qui da noi queste cose, figuriamoci. Se ci sono. Eccoli qua, mamma mia, adoro. Questa è una cosa stupenda. Che non è questa. Cosa sono? Sono tipo delle caramelle. Questo mi sembra qualcosa di giapponese. Sì, che non capiremo mai, fragola. Sono tipo delle caramelle frizzanti, ma però sono da provare, che sono sfiziose. Cioè io le proverò. Esattamente. Eccole qua. No, questa box ti regala la gioia. No, sono troppo contenta, veramente. Sono belle cose. Ok, io questa vi vado a chiamo. Anuta! Anuta! No, vabbè. Dove ci sarà qualcosa? Non lo so se ci sarà qualche altra. C'è una cosa presa. Anuta! Piccolina! Ah, eccolo qua. Questi qua. Questo è sempre tedesco. Sì. Sarebbe tipo. Non vorrei sbagliare. No, è qualcosa per. Bravo, qualcosa tipo. Sì. Ok. Ok, tu. Ok, per me possiamo chiudere il video. Perché sei secondo? Perché io li amo, io non so, penso che pure questi saranno giapponesi. Ma sono snack, non lo so. Questo sarebbe i nostri cicci bullend. Che molti c'hanno i puff. Ok, raga, i puff. No, ma si deve capire mo che questo come si chiama? Doraemon. Non lo capiremo mai, però questi non li hai mai visti nei video, tipo. Io quando ero piccola seguivo a volte le ragazze che facevano questi video assaggi delle mystery box. E mamma mia, questi facevano pazzire. Non lo so che gusto è, ma cercheremo di indovinarlo. No, io sono troppo contenta per questo. Poi Pop Tart. Oh, adoro. A fragola. Pop Tart. L'altra è vera, una ciliegia, Proprio. O uguale. È un altro che mi ispira. Ma quello quando c'hai nella box. Ok. Monellina. Vai. È questo. Cioè, raga, ci sono un sacco di cose confezionate. Ferma! Un sacco di cose. Madonna mia. Dopo li mettiamo. Knoppers. Raga, penso che sia caramello, cocco e cioccolato e. Sì, e latte. Non tipo quei biscotti riso soffiato perché vedo tipo. Infatti pure qua. Marone, mi raga. Non so di quale nazione si. Ma bello. Io l'ho detto che ci regalava gioia. Che cos'è? Però non so. Con il riso soffiato. Cioccolato e caramello. Cioè, coperti con cioccolato al latte. Oddio. Lonka? Tanto la descrizione l'ha fatta. Ehi, Marò! No, vabbè. Io sto impazzendo. Okay. Sto impazzendo. Che sto cose? Un po' paura, sembra tipo carne. Crispy chocolate. Ah, ok. Sono due. Secondo me sarebbero tipo quella della Nestlé a cioccolato. Probabile. Sì. Eccoli qua. Comunque, queste cose in ciappo, tutte queste cose colorate. Chiudiamo.
Kit Kat. Salted caramel. Okay, cioè, ragazzi, per me è una gioia, quindi scusatemi se ci vedete tutte euforiche. Perché per me è una gioia. Eccolo qua. E mo che proviamo tutte queste cose, a me viene ora. Questo non so di cosa sono. Questo è un chewing gum. Non lo so, raga. Era una siamabile. Non lo so, vabbè, raga, questa è una caramellina di quelle un po' brutte. Ok, poi ci sono. Allora, scartiamo qualcosa, dai. Scarti tu, perché ho pescato quella. Quindi questa, perché la prima che ho visto. Attenta, così. Esatto. Oh, Arizona. Adoro. Fruit Punch. Fruit Juice Cocktail. Ma quella latina, ma quelle molte se le ci sono pure le bottiglie stupende. Vabbè, questa la conserveremo. Bellissima. Eccola qua. Questa merita tantissimo. Bella, eh? Bella proprio. Un po' sto stile. Non lo so, questo. Texas. Mamma mia, che bella. Ok. Scartiamo un'altra. Vai. Carica. Che cos'è? Poi vediamo che c'è, perché non lo uso. No, infatti che può capire? È in tedesco. Vabbè, ve la facciamo, sembra un po' stile San Benedetto. Non so perché. No, non si capisce. Ok, ragazzi, ve la faccio vedere per voi in tedesco. Però dobbiamo un attimo vedere. Di andare alla cieca. Ah sì? Ok. Tipo, che ci succederà? Ok, questa la lasciamo. Sì, sì, per un attimo. Beh, però ne guardo io. No, ma non si vedo. Fazer. Su. Su. Sembra tipo un po' quelle barrette proteiche. Non so cosa ci sia dentro. Non lo so, raga, però penso un po' caramello, biscotto, cioccolato, sì, mi ricordo sì, alla fine. Sì. Mi sa un po' di Halloween. Non so perché. Forse i colori. Eccola qua. Comunque ci sono molti snack dolci e pochi salati, vero? All'inizio stavano tutti salati. Vabbè, raga, un'altra di queste caramelle che sono famosissime. Eccole qua, queste saranno sicuramente melone. Non mi soffermo, andiamo avanti. Kaji sarebbe un kit d'altro, tipo sì, no, tipo wafer. Wafer, sì, più wafer. Sì, meglio wafer, ma pure un po' la scritta. Sempliciotto. Piccolino. Vai, prego. Questi sono quelli che compra mamma. Della Lorenz. Knick-knack. Ne stavo sempre che con gli arachidi. Sono arachidi con ricoperti di paprika. Ok, sì, sono loro. E vediamo questa. Oh, carina. Sempre la stessa marca di prima, Faserina. Faserina? Che vuoi capire? Non lo capivo mai. Ah, ma sono tutti. Ah, no, raga, si è rotto. No, raga, niente di eclatante, eccola qua. Ma è vegan. Non sto scherzando. Ok. Vado io. Duvalin. Ricolino. È una crema. Una crema sfumata e cioccolato bianco e cioccolato normale. Ci sta pure un cucchiaino. Se ti vuoi in macchina te ne lavori di 5 minuti. E quella qua. Ok. Fisica. Ragusa. Lo so. Penso che sono caramelle. No. Non lo so che sono blondo. Io penso che sono tipo caramelle. Non lo so. Caramellis. Ma voi pensate che hanno. No! Sta scritto in casa dei cioccolatini. Tipo torroncini alla nocciola. Okay. Vabbè, raga, li assaggeremo e vediamo un po' che ne esce. Eccoli qua. Devo aprire un attimo che tutte queste cose ci stanno. Ok, queste cose sono rimaste. Le più brutte. Infatti sì. Però bella cosa, ti fanno dire poi. Che
apriamo quella? No, alla fine. Un marshmallow! Fluffy! Fluffy! Eccolo qua. Poi abbiamo queste due cose. Questa è sempre la... Ragazzi, è sempre la sorella della caramellina. Penso sempre blu raspberry. Eccola qua. Ritter Sports. Ritter Sports. Penso nocciola, niente di particolare. Eccolo qua. Questa non l'ho messa già dalla cioccolata, Anche io. Ok. E poi questa. Ma sicuro che è una funghi? Sì, penso sia una funghi. Ne voglio un altro. Però, dopo li contiamo. Latte di cocco. C'è il cocco, mamma, sicuramente. Però fa vedere. Si beve, non si cuoce. No, latte di cocco. Latte di... Però fa vedere tipo cocco palm. Non so forte. Eccola qua. Sembra giapponese. Vabbè, ma loro sono mitici. Bello la scatola. Allora, conclusioni finali secondo te? Una bella box variegata, cioè ci trovi di tutto, bevande, non è molto... E poi c'è nel suono alla fine, abbiamo trovato qualche mini taglio come giusto che aspetta, sia. Di patatine, però comunque ce n'erano, non è che... 4 mi sembra, poi tutti i dolci, però c'è, cioè, considera due barrette, la barretta della Milka, tutte le confezioni di Oreo, cioè... No, no. Per me ne vale la pena, perché comunque dovete considerare, cioè le bevande sono grandi. Dovete considerare comunque che sono prodottini che se le andate ad acquistare a prezzo normale così costano. Quindi secondo me sono soldi ben spesi, assolutamente sì. Super soddisfatta e mamma, mi tengo una fame, non vedo l'ora di provare tutto. Nei prossimi video, raga, mi raccomando, vedrete tutto. E quindi niente, io sono rimasta super soddisfatta. Non vedo l'ora di scartare anche l'altra. Mi sono detta, non sparare, raga, la vedremo a gennaio quella. Più là. E quindi niente, noi vi salutiamo, speriamo che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!